lo studio di Sua Eccellenza Giuseppe Attilio Fanelli, cui ho dedicato un mio romanzo Dopo l'estate del 1995. Eccolo in alta uniforme di gala di gerarca e presidente di corporazione, la fascia dell'Ordine della Corona d'Italia obliqua sull'uniforme bianca. Con Fanelli ho condiviso un'amicizia ed era qui che lo venivo a trovare. Era nato nel 1893, se non rammento male, e mi ha lasciato poco più che centenario, e io ricordo le nostre passeggiate in macchina, la sua Fiat 124 Sport e poi la Lancia Beta. Tutto è rimasto così com'era quando l'onorevole, così come lo chiamavamo nel quartiere, se n'è andato. I suoi libri rilegati ed è come se qui risiedesse intatto un pezzo di mondo. Come te lo restituisco quel mondo? Dimenticavo di dire che Fanelli è stato il più significativo esempio di fascista monarchico italiano. E io ne ho scoperto l'esistenza leggendo i quaderni del carcere di Gramsci, dove Fanelli è espressamente citato. Ricordo che mi ha fatto dono dei suoi distintivi che io custodisco nella mia collezione come fondo Fanelli. Ed è meraviglioso oggi ritrovare i suoi luoghi e anche il suo stemma araldico. Un tempo che sembra essere rimasto intatto in questo controluce di Roma del dicembre 2018. Devo confessare che certi giorni, quando mi sento depresso, mi manca ritrovare Fanelli, andare insieme in macchina, avere la sensazione che la mia fragilità diventa cosa risibile di fronte al suo vitalismo. Tele Durruti.